Una bella iniziativa dal Benga, se ne parla oggi con il responsabile, diciamo così, dell'educazione stradale per i bambini e in questo caso del Piedibus. Quali le novità di quest'anno e in cosa consiste? Allora, il Piedibus innanzitutto consiste nell'andare a scuola a piedi, i bambini tutti insieme, percorrere le strade della città, fermarsi a caricare proprio come un vero autobus gli altri bambini e percorrere questo tratto di strada insieme e magari anche imparando qualcosa, imparando a guardarsi in giro, a non aver paura della strada e dei pericoli. Addirittura abbiamo una mamma che gli fa il piedibus in madrelingua inglese, passando, gli dice questo è un albero, this is a tree, eccetera, eccetera. E questa iniziativa è stata possibile specialmente grazie al gran numero di volontari che abbiamo trovato fra i genitori dei bambini delle scuole Pacini. La prima linea parte da via Monsignor Cambiaso e va alle scuole Pacini passando per il centro storico di Albenga. Specialmente, appunto, dicevo, grazie ai genitori, grazie ai volontari e anche grazie, particolarmente grazie alla collaborazione della scuola. Noi ci siamo solo fatti tramite come Polizia Municipale di questo. Quest'anno, l'anno scorso, specifico, durante i corsi di educazione stradale che sono stati fatti nelle scuole elementari, i bambini hanno disegnato le fermate del piedibus e difatti da oggi sono state scoperte nelle vie percorse dall'unica linea che al momento è funzionante, ma per fortuna probabilmente riusciremo ad aprirne altre. Sono state scoperte le paline con le fermate. Tra l'altro sono veramente molto carine perché bambini di quarta elementare hanno fatto dei disegni veramente eccezionali. E io mi auguro che sia un'iniziativa che si consolidi e che funzioni, che si ampli sempre di più, proprio perché noi andavamo a scuola a piedi e non c'erano bisogno di progetti, forse c'erano anche meno pericoli. Ma girare per la città a piedi, camminare, lo stare insieme, che ormai i bambini vivono attaccati al cellulare, chattando, whatsappandosi, e chi più ne ha più ne metta, passando per le vie della città, parlandosi, scambiandosi figurine piuttosto che giochi, io penso che sia un'ottima iniziativa. Un momento quindi anche di educazione, aggregazione e anche per arrivare a scuola imparando. Per arrivare a scuola imparando, stando insieme, e imparando specialmente, imparando che sulla strada non ci sono pericoli, o meglio, i pericoli della strada sono pericoli che si possono gestire, governare. Si può attraversare la strada senza aver paura, si può affrontare una situazione che per un bambino magari è complessa, il traffico, cosa devo fare, e una cosa utile, che purtroppo facendo questo lavoro mi è capitato. Impari ad orientarti, così non ti perdi. E se ti perdi, tu devi sapere a chi chiedere aiuto. Il piedibus serve anche a quello, è un momento educativo dove appunto si invitano i bambini, nel caso si dovessero perdere, a chiedere aiuto a persone in divisa, negozianti, magari non al primo che passa, perché purtroppo il giorno d'oggi non sempre, io dico sempre che il 99% delle persone sono bravissime e degnissime persone, quell'1% però non si sa mai. E i bambini pian piano imparano, giocano, cantano, stanno insieme ed è, secondo me, una bella cosa. Io mi auguro che continui. Piano, li andiamo a scoprire tutti. Alle 10 a scuola oggi. Sì, oggi sì. Siamo pronti? Allora, mettetevi bene, ragazzi. Mettetevi bene. Ci vediamo alle 4:30, ciao! Allora inizia il piedibus. Io e i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme, con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è.
tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto, ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via, e ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città, accanto alla mia ombra lunga di malinconia. Io le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello, col viso sopra il petto a leggermi i dolori e i miei guai, ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento e dentro un senso di inutilità, e fragile e violento mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai. Questa gente che c'è al mondo, io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai, e ho corso in mezzo a prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità, e giovane e invecchiato mi son detto tu vedrai. Potrà mai cambiar la vita, ma che cos'è che mi fa andare avanti e dire che non è finita? Cos'è che mi spezza il cuore tra canzoni e amore, che mi fa cantare, amare sempre più, perché domani sia migliore, perché domani. Edibus ad Albenga ha raggiunto un altro obiettivo e è stata attivata un'altra linea, ce la racconta immediatamente uno dei responsabili. Buongiorno a tutti, sì, siamo partiti giusto ieri con la seconda linea Piedibus, quella che dal fondo di Viale Martiri della Libertà, praticamente da Piazza della Stazione, arriva alle scuole Pacini.
ha avuto un ottimo successo sia di bambini che ne usufruiscono che di accompagnatori e volontari. Siamo veramente soddisfatti perché significa che il progetto Piedibus sta prendendo piede in tutto il comune e anzi, vi do già un'anticipazione, molto probabilmente partiremo anche con una terza linea. Ci vorrà ancora un mesetto di tempo, ma dovremo essere in grado di partire anche con una terza linea. L'andare a piedi in Albenga paga. Qual è lo spirito che è importante trasmettere ai ragazzi, ma anche alle loro famiglie, con questo progetto? Ma io credo che l'obiettivo principale sia quello, nel bambino, di acquisire autonomia e quindi il sapersi un domani, come ho già avuto occasione di dire, sapere un domani orientarsi e evitare il pericolo che il bambino si perda in situazioni particolari. E poi la partecipazione, il senso di comunità che il giorno d'oggi purtroppo si sta perdendo fra videogiochi, telefonini, social network, il parlare, lo stare insieme, a volte è ancora più importante.